Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, chicos? Acá estoy otra vez para más una clase de italiano de este hermoso curso con este método increíble de aprender italiano en solo 8 meses. El tema de hoy es al bar. Vamos a aprender frases nuevas, cómo pedir comida, cómo pedir algo para beber. Y adelante. Primera frase. Buongiorno o buonasera. Vorrei una bottiglia d'acqua. Buongiorno hasta las 16 y buonasera después de las 16. Entonces estamos después de las 4 de la tarde. Y vamos a un bar o a un restaurante, decimos buonasera. Y si es la mañana, buongiorno. Vorrei una bottiglia d'acqua. Bottiglia, lia. Ya vimos que la GLI tiene este sonido de lia, lia, bottiglia. ¿Vale? La traducción entonces. Buenos días o buenas noches. Quisiera una botella de agua. Gassata o se puede decir también frizzante o naturale. Gassata o naturale. Frizzante o naturale, signore. Con o sin gas, signor. Naturale, per favore. Eccola qua. Un'acqua naturale. Acá está, un'acqua sin gas. Eccola qua, un'acqua naturale. 5. Grazie mille, quanto costa? Grazie mille, muchas gracias. Quanto costa? Costa 80 centesimi. Costa 80 centesimi. Cuesta 80 centavos. Entonces acá, centesimi, la CE tiene ese sonido de CE e leemos scusate, centesimi. Cuesta 80 centavos. Tenga il resto, puede quedarse con il vuelto. Accetta la carta di credito, accetta la carta di credito, accetta tarjeta di credito. Acá también accetta la doble C, però igual la pronuncia es de C, accetta la carta di credito. Vorremmo due cappuccini per favore. Vorremmo, quisiéramos, due cappuccini, dos cappuccinos, por favor. Ok, entonces cappuccini, la CI, sonido de C. Vorrei un latte macchiato per favore. Vorrei un latte macchiato, per favore. Entonces, acá también, la CHI. Entonces, macchiato, tiene sonido de chi, macchiato. Quisiera un latte macchiato, por favor. ¿Cuánto costa questo? ¿Cuánto costa questo? Por ejemplo, si quieres comprar algo, no sabes el nombre. Come si chiama in italiano? Quanto costa questo? Quanto costa questo? Quanto costa esso? Ok? Vorrei una birra o una bottiglia di vino o un bicchiere di vino. Entonces, vorrei una birra o vorrei una bottiglia di vino. O vorrei un bicchiere di vino. Sono tre maniere di dire. Se quieres una birra o una bottiglia di vino o un bicchiere.
Entonces quisiera una cerveza, una botella o una coppa di vino. 13. Vorrei comprare questa bottiglia di vino rosso per regalarla a mio fratello o al mio professore o a mio padre in Brasile. Entonces, vorrei comprare questa bottiglia di vino rosso per regalarla a mio fratello, al mio professore, a mio padre in Brasile. Me gustaría comprar una botella de vino tinto para regalarla a mi hermano, al mio professor o a mi papà in Brasile. 14. È molto caro. Può farmi uno sconto? È molto caro. Può farmi uno sconto? Es muy caro. Puede hacerme un descuento? Vorrei una pizza margherita e una birra piccola. Io vorrei una pizza margherita e una birra piccola. Mia moglie vuole una pizza ai quattro formaggi e un bicchiere di vino bianco. Entonces, otra vez. Io vorrei una pizza margherita e una birra piccola. Cioè, mia moglie vuole una pizza ai quattro formaggi e un bicchiere di vino. Vamos con la traduzione. Entonces, vorrei una pizza margherita. Quisiera una pizza margherita. E una birra piccola e una cerveza pequeña. Mia moglie vuole una pizza ai quattro formaggi. Mi mujer quiere una pizza, quattro quesos e una coppa di vino blanco. Acá, chicos, margherita, la G junto a la H y E tiene sonido de G, ok? Margherita. Después, la G con la L y I e moglie. Acá è G e acá junto, entonces gli, moglie. Quattro formaggi. E también, attenzione, acá, bicchiere. Sonido, la C, H, I, E, bicchiere. Sonido di chi? Bicchiere. 16. Questo piatto è fatto con il pepe? Questo piatto è fatto con il pepe? Bueno, acá si alguien es alérgico y quiere saber si es hecho con pimienta. Entonces, ese plato es hecho con pimienta. Después, 17. Buonasera, vorrei un tavolo per due o vorrei un tavolo per tre o per quattro persone. Buenas noches, quisiera una mesa para dos o para tres o para cuatro personas. 18. Deve aspettare 15 minuti, va bene? Deve aspettare 15 minuti, va bene? Tiene que esperar 15 minutos, dale. Tiene que esperar 15 minutos, dale. Volete aspettare al bar? Volete aspettare al bar? Quereis esperar en el bar? 20. Avete un menù del giorno? Avete un menù del giorno? Tienen un menù del día?
21. Può cambiare il mio coltello, per favore? Può cambiare il mio coltello, per favore? Pensa che il cuchillo se cayó y bueno, tenemos que cambiarlo. Es una pregunta importante. ¿Può cambiare il mio coltello, per favore? O se está sucio, en fin. ¿Puede cambiar mi cuchillo, por favor? La 22. Non è questo che ho chiesto. Bueno, es importante porque a veces pedís, no sé, carne vacuna y te trajen cerdo. Entonces, non è questo che ho chiesto. No es lo que pedí. Entonces, acá, chicos, sobre las palabras, non è questo che ho chiesto. C-H-E, che, C-H-I, chi. Ok? Non è questo che ho chiesto. Entonces, non è eso lo che pedí. Ultima. Ho chiesto maiale e non pollo. No. Ho chiesto maiale e non pollo. Ho chiesto, la C-H-I, chi? Ho chiesto maiale e non pollo. Pollo, pollo in spagnolo. Pedì carne di cerdo. Maiale, carne di cerdo e non pollo. Si scrive uguale, no, chicos? Es igual. Pollo, pollo y pollo. Buenísimo. Repasamos rápidamente acá. Son muchas frases muy importantes y útiles que para cuando estén en Italia necesitan preguntar, necesitan pedir comida, agua, en fin, algo, una información dónde está, en fin, cualquier cosa. ¿Cuánto costa? Acá tienen las frases a practicar. Bueno, buongiorno o buonasera, vorrei una bottiglia d'acqua. Gassata, frizzante o naturale, signore? Naturale, per favore. Ecco qua, un'acqua naturale. Grazie mille, quanto costa? Costa 80 centesimi. Tenga il resto. Accetta la carta di credito? Vorremmo due cappuccini, per favore. Vorrei un latte macchiato, per favore. Quanto costa questo? Vorrei una birra, una bottiglia di vino, un bicchiere di vino. Vorrei comprare questa bottiglia di vino rosso per regalarla a mio fratello, il professore, il padre in Brasile. Bueno, acá è molto caro, può farmi uno sconto? Molto importante questa frase, no, chicos? Vorrei una pizza margherita e una birra piccola. Mia moglie vuole una pizza e quattro formaggi e un bicchiere di vino bianco. Questo piatto è fatto con il pepe? Buonasera! Vorrei un tavolo per due, o per tre, o quattro, o cinque, infine, persone. Dove aspettare qui? No, perdon. Deve aspettare 15 minuti, va bene? Volete aspettare al bar? Avete un menù del giorno? Può cambiare il mio coltello, per favore? Non è questo che ho chiesto. Ho chiesto maiale e non pollo. Bueno, chicos, para hoy es esto. Nos vemos a la próxima clase. Ustedes practiquen. Y les mando un saludo. Un abrazo. Chao, chao.